Una gentile signora ci scrive preoccupata perché ha un fibroma e le è stata inserita la spirale medicata a Levonorgestrel, ma lei ha sempre perdite. E il suo medico dice: pazienti, porti pazienza, signora, se togliamo la spirale, il fibroma potrebbe crescere di più. Che cosa possiamo considerare in questi casi? Personalmente, come ginecologa oncologa, non amo avere perdite di sangue continue, devo capire perché. Quindi rimuoverei la spirale, farei un'isteroscopia, una biopsia dell'endometrio per essere certa che non ci siano altri fattori che possono causare perdite continue di sangue. Seconda considerazione, come è messo e dove cresce questo fibroma? I fibromi sottomucosi, quindi che aggettano verso la cavità uterina, anche se molto piccoli, possono dare grandi perdite di sangue. Ma in tal caso un'isteroscopia operativa che rimuove il fibromino dall'interno dell'utero può essere risolutiva. Se invece il fibroma cresce nello spessore della parete, si dice intramurale, o addirittura verso l'esterno dell'utero, verso la cavità addominale, sotto la sierosa, si chiamano appunto sottosierosi, non danno normalmente perdite di sangue. Quindi io direi innanzitutto valutare accuratamente la sede del fibroma, le dimensioni e sempre accuratamente la causa del sanguinamento va accuratamente valutata anche con una biopsia endometriale e un esame istologico. Questo per avere sempre la massima sicurezza da ogni punto di vista. Dopodiché, se è tutto tranquillo e magari il fibroma sottomucoso è stato rimosso in isteroscopia operativa, si potrà anche riconsiderare un'altra spirale che non dovrebbe dare assolutamente perdite irregolari durante il mese.